Vuoi migliorare la tua vita, ma non sai veramente da dove partire? Oggi sono qui per darti più di 50 abitudini sane da introdurre nella tua routine per rendere la tua vita migliore. Ciao, io sono Zoe, piacere di conoscerti. Se mi vedi per la prima volta, spero che ci vedremo ancora. Let's go! 1. Metti la crema solare tutti i giorni. Sì, anche d'inverno. Mangia verdure circa 3 volte al giorno e seguendo questa, mangia almeno 2 porzioni di frutta al giorno. E attenzione, non sto dicendo che queste sono le uniche cose da mangiare. Qua mi devi ascoltare. Smetti di toccarti la faccia e gli occhi a meno che tu non stia facendo skincare, quindi tu abbia appena lavato le mani. Usa il filo interdentale tutti i giorni, almeno una volta al giorno è consigliato. 6. Meal prep. Io sono una grande fan, tant'è che l'ho nominato milioni di volte nei miei video, però in caso non vi fosse ancora entrato in mente, risparmiate tantissimo tempo durante la settimana e vi togliete lo stress sul non sapere cosa mangiare. In più vi aiuta a rimanere costanti nell'alimentazione equilibrata e sana. Cambia il tuo mindset. Lavora sull'essere più positiva, rimanere più calma in situazioni difficili, rimettere le cose in prospettiva. Tutto questo serve perché la vita non va sempre secondo i piani ed è proprio come noi reagiamo in determinate situazioni che possono metterci alla prova che definisce la qualità delle nostre giornate. Non vogliamo certo essere quelle persone che succede una cosa che gli rovina tutta la settimana. 8. Andare dallo psicologo. Non ne ho parlato tantissimo qui sui social, ma circa 6 mesi fa ho deciso di prendere questa scelta anche io dopo anni in cui la rimandavo. Skincare mattina e sera, tutta la skincare. Non saltate i passaggi perché siete pigri o siete di fretta, piuttosto svegliatevi 10 minuti prima. 10. Affermazioni positive. Questa è una cosa che mi piace fare anche se non trovo personalmente tanta gioia, non trovo particolarmente interessante andare a ripetere le frasi fatte che danno, ma preferisco trovarne delle mie oppure ascoltare canzoni che emanino un po' quell'energia che ricerco, che abbiano comunque dentro delle affermazioni positive. Fai 5 minuti di journaling al mattino e alla sera. Quando sono tornata in Italia ho ritrovato il mio 5 minutes journal che avevo preso da Tiger anni fa e mi sono riscoperta a amarlo tantissimo. È un modo per mettere bene in prospettiva la giornata, avere un focus su ciò che vogliamo raggiungere nelle successive 24 ore. Fai colazione, ti vedo. Svegliati presto. È il modo migliore per sfruttare la giornata al massimo e a me porta tantissima soddisfazione, tipo stamattina che ero sveglia prima di tutti e ho fatto la mia colazione con calma, poi mi sono messa a registrare e fatemelo dire, quel feeling di quando non è neanche metà mattinata e tu hai già completato tantissime task della tua to-do list, imbattibile. 14. Sleep schedule. Non puoi svegliarti presto se non dormi bene e il giusto. Questo vuol dire impegnarsi ad andare a letto sempre più o meno sempre alla stessa ora, cercare di migliorare la qualità del proprio sonno, masticare di più e con calma e prendetevi il vostro tempo per mangiare. Stretching appena sveglia. Ricollegandoci un po' al discorso che facevamo prima, mangiare senza schermi e senza distrazioni. Aggiusta la tua postura, non sederti più storta, non sederti più con tutte le gambe accavallate. Io sono sempre in posizioni strane, ti capisco, ma fanno malissimo la nostra colonna vertebrale. Metti il telefono lontano da te quando dormi, non lasciarlo in carica sul comodino, mettilo in un'altra parte della stanza, così sei anche meno tentato di rimandare la sveglia quando suona perché ti devi fisicamente alzare. Pro tip: usa il bagno schiuma dopo aver risciacquato il balsamo. Questo perché il balsamo occlude effettivamente i pori, quindi sarebbe meglio ripulire bene poi le nostre cellule con il bagno schiuma una volta che il balsamo se n'è andato dal nostro corpo. Fai complimenti senza secondi fini. Una delle mie cose preferite, secondo me è bellissimo quando li ricevi, ma è anche altrettanto bello quando li dai e sprigioni delle belle vibes che poi sicuramente in qualche modo ti ritornano indietro. Cosa a cui non tanti danno attenzione, ma secondo me è fondamentale soprattutto per poi vivere sereni: risparmia per il tuo futuro. Pensa a 3 cose che sono andate bene nella tua giornata prima di andare a dormire. Anche se hai avuto una giornata pesante, questo ti farà veramente capire quanto i problemi siano insignificanti spesso e quanto noi tendiamo ad ingigantirli nella nostra mente. Ascolta musica che ti mette di buon umore mentre ti prepari al mattino. Preparati proprio la tua bella playlist o cercane di già fatte, perché ci sono persone che sono angeli che creano delle playlist pazzesche, ti cambia proprio il mood. 25. Non smetterò mai di dirlo, soprattutto da quando mi sono trasferita all'estero, è importantissimo passare del tempo con la vostra famiglia perché è un'abitudine che impatta moltissimo poi su come vi vivete la vita in generale e il rapporto con le altre persone. 26. Cliché, lo so. Bere tanto, soprattutto al mattino io cerco di bere circa 1 litro, 1 litro e mezzo d'acqua, mi riempio la mia borraccia, la finisco entro pranzo. Esponiti alla luce naturale e ti ricarica per bene. Smettila di fumare e mi ricollego: non esagerare con l'alcol. In realtà nessuna quantità di alcol è considerata sana. Io non me la sento di dirvi di smettere di bere, perché anche a me va ogni tanto quando esco con le mie amiche un calice di vino piuttosto che uno spritz, però cercate di regolarvi perché è troppo sottovalutata questa cosa. 30.
Riprendi qualche hobby che avevi da bambino. Best feeling ever. Fatelo e non ve ne pentirete, perché il vostro bambino interiore sarà al settimo cielo. Datti degli obiettivi realistici. Spesso tendiamo ad avere obiettivi veramente troppo grandi, che vanno invece non nascosti. Non ci si deve rinunciare, ma semplicemente divisi in obiettivi più piccoli, perché altrimenti ci sembrano troppo grandi, ci sovrastano, ci fanno quasi soffocare da quanto sono grandi e ci intimoriscono. Fai delle pause, anche nelle giornate più impegnate. Fai una cosa alla volta. Stop al multitasking, perché non serve a niente, e di questo ve ne ho parlato nel video sull'organizzazione. Scrivi le tue emozioni. Non c'è modo migliore per processarle, soprattutto se magari non ve la sentite ancora di andare dallo psicologo. Mettere su carta tutto ciò che state provando aiuta a avere un occhio più critico a riguardo. 35. Circondati delle persone giuste, delle tue persone. Non siamo fatti per tutti. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha la propria energia, il proprio livello, e non ha senso cercare di omologarsi, né tantomeno di entrare in gruppi con cui non abbiamo niente in comune. Trovate le persone che fanno più al caso vostro e tenetevele strette. Metti gli screen time limits per non rimanere al telefono. Workout per 3 volte a settimana, quello che più preferisci. 38. Seguendo un po' questa cosa, compra l'attrezzatura per allenarti a casa. Semplice, veloce e efficace, anche se non sembra. Habit tracker, ovvero segnare tutte le abitudini che volete avere quotidianamente, in modo da tenere effettivamente traccia e vedere di mese in mese com'è andata. Questo è super cute. Girls night con le tue amiche regolarmente. Non aspettate che ci sia un'occasione speciale, ma cercate quanto più potete di organizzare delle serate in cui insieme fate qualcosa di divertente, fate un'attività, serate a tema, qualsiasi cosa per passare del tempo di qualità. 41. Risparmia per fare dei mini viaggetti per cambiare aria ogni tanto e riposarti. Coping mechanism al top. Smetti di guardare serie TV, film, ascoltare musica con un effetto negativo su di te. Chieditela questa cosa, perché spesso non ce ne rendiamo conto consciamente, ma il nostro inconscio ne soffre. Quindi ogni volta che stai guardando o ascoltando qualcosa, facci caso a come ti sta facendo sentire, sia nel momento in cui lo fai che magari anche nei momenti successivi. Il nostro cervello è una spugna, assorbe. 43. Impara ad ascoltare gli altri. È un'ottima qualità, ti servirà tantissimo nella vita. Impara sempre qualcosa di nuovo per mantenerti stimolata e per crescere, perché questo è l'importante. Non bisogna sapere tutto, ma bisogna ogni giorno crescere di un passettino. 45. Hear me out. Set your boundaries. Ovvero, impara quando dire di no e elimina la FOMO, ovvero fear of missing out, la paura di perderti dei momenti. Se una sera non ti va di uscire con le tue amiche, non devi avere il pensiero costante del oh mio Dio, chissà che cosa mi perderò. You'll be fine. A volte se solo bisogno di riposare ed è consentito, organizza le tue giornate, così non ti senti persa e soprattutto riesci ad essere più tranquilla riguardo a tutte le cose che devi fare, anche nelle giornate più intense. Fai delle challenge. Questo serve tantissimo per avere un obiettivo ben chiaro e mantenerti motivata. 48. Non toccare il telefono quando ti fai skincare. Il telefono è pieno zeppo di germi. Immagina tutte le volte che lo prendi con le mani sporche, lo appoggi in qualsiasi posto per fare fit check, in giro, in strada, per terra. Possiamo solo immaginare cosa c'è lì sopra. Non toccarlo e poi metterti le mani in faccia. Non fare acquisti d'impulso. Non fanno bene al tuo portafoglio, non fanno bene a te, perché poi lo sappiamo, sono belli quando li compriamo e poi dopo non più. 50. Impara a celebrare anche le tue vittorie più piccole. Non serve essere arrivati a un obiettivo immenso. A volte anche delle cose piccolissime possono essere grandi per noi, ed è giustissimo che ci prendiamo il nostro tempo per festeggiarle. Per finire, pulisci i posti dove di solito ti dimentichi. Questo video è finito, spero davvero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti se vi è stato utile e se avete altre idee da condividere anche con chi ci sta leggendo. Se vi va di andarmi a seguire su Instagram e TikTok, anche lì do consigli, ogni giorno vi faccio vedere un po' la mia quotidianità della vita all'estero. Io vi mando un bacino e noi ci vediamo al prossimo video.